Secondo alcuni media, Israele avrebbe consegnato alla Hamas la proposta per una tregua fino a 2 mesi in cambio di tutti gli ostaggi tenuti ancora prigionieri a Gaza. L'offerta sarebbe stata attuata attraverso la mediazione del Qatar e dell'Egitto. Intanto 21 soldati sono rimasti uccisi la scorsa notte nei combattimenti in corso a sud di Gaza. Si tratta dell'episodio più grave per l'esercito israeliano dall'inizio della guerra. Nello Yemen invece continuano gli attacchi di Stati Uniti e Gran Bretagna contro i ribelli Houthi.